Le voci di crisi tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si intensificano dopo la partecipazione a Ballando con le stelle. Inizialmente, la coppia sembrava molto affiatata, sostenendosi reciprocamente sui social. Tuttavia, negli ultimi tempi, le interazioni tra di loro sui social sono diminuite. Un fatto significativo è l'assenza del consueto "liké" di Bruganelli sull'ultima diretta Instagram di Madonia, sollevando ulteriori speculazioni sulla loro relazione. Nonostante queste evidenze, entrambi non hanno ufficialmente confermato una crisi. Durante un'intervista a Belve, Bruganelli ha parlato positivamente di Madonia, affermando che lui ha affrontato delle difficoltà per stare insieme a lei e che desidera tutelare il loro rapporto, sottolineando l'importanza di non dipendere dagli altri. Questa affermazione, tuttavia, non chiarisce la situazione attuale. A complicare ulteriormente il quadro, il settimanale oggi ha riportato che Bruganelli è stata vista passeggiare con il suo ex marito, Paolo Bonolis, suggerendo un possibile ritorno di fiamma. La pubblicazione di queste immagini ha scatenato rumor secondo cui i due potrebbero riavvicinarsi, soprattutto perché Bonolis non avrebbe mai smesso di provare dei sentimenti per Bruganelli. Nonostante ciò, è importante notare che i due non si sono mai realmente allontanati e mantengono buoni rapporti, vivendo in appartamenti contigui. Quindi, sebbene esistano molte indiscrezioni e ipotesi riguardo alla relazione tra Bruganelli e Madonia, così come un presunto riavvicinamento tra Bruganelli e Bonolis, la verità rimane incerta. Entrambe le coppie vivono situazioni complesse, e il futuro della loro dinamica sarà rivelato solo col tempo. In conclusione, mentre le speculazioni continuano e ci sono segnali di cambiamento, è chiaro che la situazione è ancora in evoluzione e non ci sono conferme definitive da parte di nessuno dei coinvolti. Chi vivrà, vedrà.